Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi proseguiamo il filone delle top ruolo per ruolo e dopo i difensori centrali per completare il reparto difensivo è la volta dei terzini. Sinistri e destri, chiaramente mischiati, sui quali poi andremo a fare una premessa appena inizieremo il video, perché anche qua ci sono un sacco di giocatori nuovi che secondo me meritano di essere approfonditi. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Prima di parlare del nostro primo terzino, ci tenevo a fare una precisazione, perché per quanto riguarda terzini sinistri e destri, c'è un po' una carenza, nel senso che ci sono o i super top o dei giocatori che, beh sì, li puoi usare, ma non mi fanno entusiasmare. E in particolare trovo che ci siano molti più terzini sinistri validi che terzini destri, quindi la percentuale di questo video penso che sarà più o meno 60-40, 70-30 a favore dei sinistri. Ma vabbè, senza dilungarci oltre, andiamo subito all'analisi del terzino sinistro che secondo me è più forte in assoluto, che è chiaramente Theo Hernandez nella sua versione Toti. 1,84 m, questo praticamente è un treno in corsa, non lo ferma nessuno, sia quando parte palla al piede per rovesciare l'azione, sia quando ovviamente deve difendere, perché c'è anche un bel body type spesso che permette di poter recuperare palla, perché infatti c'ha 90 di forza, 91 di aggressività, belle stats difensive, in particolare le intercettazioni, la lettura difensiva e i contrasti, poi anche per quanto riguarda il dribbling con agilità e reattività è messo bene bene bene. Rispetto all'altra versione però questo non diventa lengthy, ma ovviamente ce ne può fregare di meno con tutti i 99 in velocità. Mentre l'altra versione, quella 89, che è lengthy, per me rimane un signor difensore, ma non è il terzino sinistro più forte del gioco in quel caso, perché se valutiamo la versione 89 cede lo scettro a Capdevila nella sua versione Marvel, che anche a testimonianza del prezzo dell'ultimo periodo ha preso praticamente lo skyroller ed è andato in cielo, fortissimo, un giocatore che ormai conosciamo molto bene perché è in giro da un po', è insomma 1,82 m, molto fisico, dotato di ottimi passaggi, ottime stats difensive, pecca leggermente in aggressività ma in game non si sente troppo perché è un bel toro quando si tratta di dover aggredire gli avversari, buoni anche paradossalmente i tiri quando magari lo giocate sbloccato, ha una buona potenza, chiaro non ha questa gran finalizzazione, ma ciò significa che se fate il timed finishing la conclusione viene abbastanza precisa, sopperisce un po' a quel parametro giallo che vedete lì. Quindi Capdevila e Theo occupano i due gradini più alti del podio dei migliori terzini sinistri in questo caso. Mentre il gradino più basso se lo prende tutto quanto Alfonsino Davis versione menzione Toti, 1,85 m, alto basso, piede sinistro 4-4, anche lui per me è fortissimo. Anche in questo caso non abbiamo un terzino lengthy, ma abbiamo tutti 99 di velocità, quindi non ce ne può fregare di meno, su PS5, su PS4 ancora peggio. Ottimi passaggi, molto agile, conduce molto bene in questo caso la sfera quando si tratta di dover anche attaccare. Infatti tanti se lo portano anche da super sub quando c'è da mettere il terzino sbloccato, proprio per dare una mano alla manovra offensiva. Tanta roba all'equilibrio, alla reattività, stats difensive che sono di assoluto rispetto. Questo diventa anche molto utile nel momento in cui dovete linkare, penso a un Bellingham, penso dovete linkare al Mane Flashback che vi siete sbloccato durante i Toti. E anche in questo caso non abbiamo un terzino che costa chissà quanto, per cui ve lo andate a prendere, lo mettete in squadra e non è che vi siete svenati o avete fatto chissà quale investimento, ma avete un giocatore che è assolutamente super duraturo e vi portate avanti a lungo. Una vecchia conoscenza invece alla quarta posizione è quella di Ferland Mendy nella sua posizione Winter, e non è l'unico giocatore Winter che troveremo all'interno di questa top terzini, ma non vi spoilerò. Giocatore che anche in questo caso conosciamo, alto alto, 1,80 m, 4 skill e 5 piede debole, passaggi della Madonna, agilissimo, buone le stats difensive, buona la forza, buona l'aggressività, siamo al pelo con la freddezza, con 82 avrei preferito fosse un pelino meglio. Però anche in questo caso abbiamo un signor terzino che ti fa bene entrambe le fasi e sappiamo quanto è importante che un terzino abbia sia la capacità di difendere ma soprattutto anche la capacità di ribaltare il fronte. Al quinto posto una new entry che ne precede un'altra ed è João Cancelo nella sua versione menzione d'onore Toti. 1,82 m, alto alto, 4-4. Cancelo ovviamente ha ricevuto anche altre versioni durante questa stagione,
però questa versione menzione Toti la trovo particolarmente performante. Si porta dietro tutte quelle che sono le problematiche del giocatore che non cambieranno mai, perché purtroppo Cancelo è sempre dotato di questo body type alquanto esile e mingherlino, e quando si ritrova agli avversari molto fisici magari rischia di cedere, anche perché ha un 71 di forza, quindi non riesce a essere così irruento per sradicare i palloni. Però soprattutto se lo utilizzate sbloccato e più per offendere che difendere, Cancelo il suo lo fa, e lo fa anche molto bene, perché ha dei buoni passaggi, ha un buon tiro, ha un'ottima agilità, dribbling. Le stats difensive, vi dico, non sono male, perché ha 85 di lettura, 86 di intercetto, però vi ripeto, poi abbinate a quella forza non riesce a essere così incisivo in fase di recupero palla. Però non mi sentivo di escluderlo, e lui fa da preludio a un altro giocatore, sempre del periodo Toti, che è Ashley Cole, versione icona, e anche in questo caso un'eccezione al discorso delle icone, perché di solito non le metto, però questo Ashley Cole, visto che non costa tanto, ed è un terzino sinistro che non vi serve da linkare, ma anzi, magari avete un Bellingham che avete trovato e ce lo volete portare a 3, lui vi dà una mano, vi viene in soccorso, anche se c'è ovviamente anche Alfonsino Davies. Piede sinistro, 4-3, 1,76 m, giocatore molto veloce, dotato di ottimi passaggi, agile, ottimo controllo della palla, dribbling, statistiche difensive di tutto rispetto, perché ha 94 di lettura, 92 di intercetto, 92 di contrasto in piedi, che però ricalca un po' quello che era il discorso fatto per Cancelo, perché abbiamo un giocatore di 1,76 m che con quel 72 di forza alle volte magari non riesce a essere così duro in fase di contrasto, e quindi gli attaccanti avversari lo sorpassano. Però onestamente un terzino che secondo me è da attenzionare, qualora vogliate provare a prenderlo per metterlo in squadra, non sbagliate. Passiamo invece adesso al lato destro, che ovviamente inauguriamo con il terzino per eccellenza, ovvero Hakimi Toti. Come nel caso di Teo, ovviamente discorso analogo per versione Phenoms e versione Mondiali, che costano molto meno perché il prezzo di Toti quest'anno è completamente sballato. 4 skill, 4 piede debole, 1,81 m, 99 di accelerazione e 99 di velocità scatto. Tanta roba i passaggi in questo caso, statistiche difensive da paura. E qui, nonostante non abbiamo chissà che body type, anche se comunque un giocatore di 1,81 m, forza 87, aggressività 90, completano il quadretto anche per il recupero palla. Lui ovviamente, quando si tratta di dover partire palla al piede, è una roba impressionante, con gli speed boost doppi passi da metri e metri agli avversari, ed è anche pericoloso in fase di realizzazione perché ha 86 di potenza tiro, 81 di finalizzazione. Veramente un giocatore pazzesco questo Hakimi, lo consiglio paradossalmente anche come interno di centrocampo qualora potesse servirvi. Secondo posto, tra i terzini destri, lo continuerà ad occupare penso per sempre questo Kyle Walker versione Path to Glory, fortissimo, a meno che non si beccherà una versione tozza, anche se la vedo difficile, che potrebbe anche andare a scavalcare Hakimi. Lui è un bufalo, in fase difensiva penso sia uno dei migliori in assoluto, probabilmente anche leggermente meglio di Hakimi, però dove è meglio ovviamente è peggio in fase offensiva, perché essendo molto più pesante risulta più macchinoso nella conduzione. Però un signor giocatore, e ovviamente anche il prezzo lo testimonia, perché di certo non è economico. Terzo posto, tra i terzini destri, un difensore centrale che ovviamente ha come ruolo alternativo il TD, e che è Pierre Kalulu. Io paradossalmente lui lo vedo meglio come terzino, e perché? È 1,84 m, diventa tranquillamente lengthy, ha un'ottima velocità scatto che sopperisce all'accelerazione, un ottimo passaggio corto, buone stats di agilità, reattività, controllo palla, statistiche difensive lodevoli e forza 84, che quindi si abbina anche a quel discorso di recupero palla che facevo in precedenza. E per me, in una Serie A dove magari non vi siete sbloccati Quadrado, o dove magari preferite un giocatore più fisico rispetto all'ultimo che vi presenterò, che è sempre Serie A, lui ve lo portate a casa tranquillamente e siete contenti di aver messo in campo un giocatore che fa benissimo entrambe le fasi. A concludere, un insospettabile che è Tolian. Tolian perché? È 1,82 m, 3 skill, 4 debole. Si è visto tantissimo per gli amanti del competitivo durante la Serie A Team, e continueremo a vedere questo ballottaggio tra lui, Kalulu, Dumfries, perché rovescia benissimo l'azione con questo body type che ha palla al piede molto equilibrato, e in più anche ha un 81 di forza, che non è un parametro scarno come quello di Ashley Cole o di Cancelo, e anche in recupero palla, viste le sue stats difensive, si fa sentire, secondo me è molto molto valido. Chiaramente lui è magari più da Serie A in esclusiva, visto che è tedesco del Sassuolo, rispetto a un Kalulu già che ovviamente è francese e quindi più semplice da linkare.
Però, perché no, qualità-prezzo, sto Tolian, potete tranquillamente metterlo e secondo me chiudiamo con lui questa top 10 terzini in maniera dignitosissima. Ragazzi, anche per questo video è tutto, come al solito vi esorto nei commenti a farmi sentire la vostra su questi giocatori e sui vostri preferiti, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, anzi, da una vostra Liberoschi, alla prossima, ciao!